Martina Ferrari, capitana degli Stonks, rappresentante della Porta B, e rappresentiamo la tesi contro. Quindi, secondo noi, riteniamo che non dobbiamo incolpare qualcuno per la fuga, per il fenomeno della fuga dei cervelli, che è appunto qualcosa, un processo naturale, conseguenza, diciamo, del mondo globalizzato che appunto stiamo vivendo e si sta sviluppando in questo periodo. Quindi appunto come possiamo allargare i nostri orizzonti, aprirci a questo mondo globalizzato se non riusciamo neanche a appunto condividere, diciamo, i nostri intellettuali, se non riusciamo a pensare a un villaggio globale, europeo. E infatti non dobbiamo fossilizzarci sullo stereotipo di un'Italia che non dà opportunità alle persone, non dà opportunità ai giovani, perché appunto le opportunità in Italia ci sono. Anche l'Italia è una potenza economica mondiale, una potenza economica rispetto ad altri paesi, anche ad esempio in Europa. E quindi non dobbiamo chiuderci nel nostro angolino e pensare appunto che gli intellettuali siano una risorsa solo nostra, ma dobbiamo pensarla come una risorsa soprattutto anche europea. E quindi se allarghiamo appunto i nostri orizzonti, ci mettiamo in un'ottica più appunto legata alla globalizzazione, vediamo che non è più una fuga quella dei cervelli, ma è più che altro una mobilitazione, un cosmopolitismo che si sta sviluppando in questo periodo, appunto inevitabilmente per la globalizzazione, e che quindi deve essere soltanto valorizzato ma non ostacolato dallo Stato. E appunto costituisce uno scambio di idee tra intellettuali, uno scambio di appunto opinioni che porterebbero in realtà a uno sviluppo generale dell'economia e anche della cultura mondiale, prima europea e poi anche mondiale. Secondo infatti poi dei dati Istat, quindi l'11,7% dei soldi che vengono impiegati nella ricerca derivano da fonti appunto europee. E quindi in realtà questa globalizzazione anche europea della cultura sta già avvenendo anche in altri settori e in altri modi. E quindi la fuga dei cervelli, se così vogliamo chiamarla, ma più propriamente sarebbe un cosmopolitismo dei cervelli, diventa in realtà una conseguenza proprio immediata di ciò. E anche secondo poi l'ISFOL, cioè l'ente di ricerca sulla formazione e sulle politiche sociali, ritiene che appunto questa fuga dei cervelli possa portare allo sviluppo di un mercato trasversale in cui il capitale umano interagisce e non rimane soltanto chiuso appunto nella dimensione nazionale, ma diventa invece qualcosa di più grande, di importante e di internazionale. Poi anche secondo un altro punto intellettuale, cioè Domenico De Masi, le caratteristiche, quello della fuga dei cervelli è una caratteristica propria di tutte le società. Infatti anche ad esempio dall'America le persone emigrano per spostarsi in Cina, in Giappone e poi anche ad esempio in Europa. Quindi l'internazionalizzazione e la diffusione di questi intellettuali non deve essere vista come qualcosa di negativo, ma dobbiamo puntare su quello per uno sviluppo economico.